sono Franco De Filippo, un viticoltore che produco unicamente Moscato Reale, un vitigno risalente all'anno 1000. I veneziani facevano man bassa di questo vino, i grandi commercianti veneziani, e ci sono delle foto e documenti storici in dogana di Trane, all'epoca si chiamava Trane anziché Trani. Sino a quando il conte di Trani, Roberto d'Anciò, pose un limite alle esportazioni del vino moscato, firmando un accordo con i mercanti veneziani che oltre un certo quantitativo non potevano portare via. Questo accordo creò un malumore nei mercanti veneziani, chiaramente. Ci sono palazzi storici dove i veneziani risiedevano. E c'è anche una piazzetta sul porto intitolata Piazza Sedile San Marco, in onore dei mercanti veneziani. Il Moscato di Trani fu portato dagli antichi greci e Trani ha trovato l'habitat ideale per esprimersi al meglio delle sue caratteristiche. Terreni tufaci e calcarei, brezza marina influiscono positivamente alla massima espressione del vitigno. Siamo alla terza generazione di viticoltori. Già il mio nonno e il mio padre coltivavano l'uva Moscato Reale, l'unico vitigno che abbiamo in vigna. Io ho iniziato a imbottigliare la produzione nel 2005. I miei avi vendevano le uve agli industriali della zona. Io il primo nascituro in famiglia è stato il passito, di un appassimento naturale in pianta, ben diverso dagli appassimenti artificiali su graticci o in fruttaio, perché lascio che madre natura faccia il suo corso lento e graduale affinché ci doni il massimo dei profumi, il massimo degli aromi. Chiaramente si corrono dei rischi, ma io confido nella Divina Provvidenza che mi assiste nel lavoro che svolgo e in quello che non posso mai fare. Secondo me, il mio motto è questo, che ringrazio la Divina Provvidenza e secondo me fanno il 99,99% di ciò che si riesce a produrre. Dopo il passito ho iniziato a cimentarmi in una sfida notevole, cioè da uve aromatiche fare un metodo classico. Un metodo classico da uve aromatiche è ben difficile. Oltretutto vado a raccogliere uve mature e non acerbe, come solitamente il protocollo del metodo classico prevede. Raccogliendo uve acerbe si dona allo spumante la massima acidità. Io sono d'accordo a dare dell'acidità, ma deve essere bilanciata. Dando la massima acidità da uve acerbe non esprimono né profumi né sapori, salvo le eccezioni. Io ci tengo la massima autenticità sia del vitigno che del terroir, per cui raccogliendo uve mature, ecco il colore giallo-oro che notiamo delle bottiglie, per quale motivo? La consistenza e la struttura del vino mi lascia tranquillo perché non va incontro ad ossidazione, ciò che va incontro in altri casi, cioè raccogliendo uve acerbe. Non sono vini che hanno struttura e possono resistere alla luce solare o artificiale. Ecco il motivo della bottiglia scura anziché la bottiglia chiara, come possiamo vedere nella foto, bottiglie estremamente chiare che ritiro direttamente dalla Francia perché in Italia le vetrerie lasciano molto desiderare per la qualità del vetro, per cui vado all'estero per prendere queste bottiglie estremamente chiare. Ci sono due versioni, Padoçay e Brut. Questo affinché il Brut, nella liqueur d'expédition, detto nel gergo dello champagne, perché ripeto, sono la stessa lavorazione dello champagne, metodo classico, detto in italiano, la liqueur ci metto delle gocce di passito, che lo rende più morbido rispetto a Padoçay che ha carattere. Poi si produce un moscato secco. Raccogliendo sempre da uve mature, si produce un moscato secco da tutto pasto.